Perché evidentemente l'interesse è quello di allevare generazioni di gente mediocre. Se ti dicono che, se la gente crede che per avere successo nella vita bastino 1,5 milioni di follower o uscire in televisione, è chiaro che tu stai allevando una serie di persone che non hanno nessuna intenzione di migliorarsi, di conoscere realmente, di sapere, di andare a scavare a fondo. E questo mette in condizioni chi detiene il potere di farti fare le scelte più assurde, di importi le scelte più assurde e più convenienti a chi poi, adesso ci dovremmo mettere a parlare dei grandi interessi economici e dei grandi gruppi industriali. La gente pensa che il potere sia detenuto dalla politica, la politica non conta niente, contano i grandi gruppi di potere economico, contano i grandi gruppi industriali, la politica è al servizio di questi. Così come hanno ampiamente dimostrato i politici italiani. Per cui far credere alle persone che non bisogna impegnarsi, studiare, migliorarsi, ma che basta avere un minimo di visibilità per avere successo, poi ci dovremmo intendere su che cosa sia il successo. La gente pensa che avere successo sia avere 1 milione di follower. Oggi i giovani vengono allevati per essere ignoranti, perché pensano che per avere successo devi fare la televisione, devi andare in TV. Per avere successo, nella loro testa, hai successo se vai in TV. Tu pensa come stanno messi. Quindi purtroppo questo è. Le nuove generazioni che alleveranno poi tra l'altro dei figli in un futuro ancora più ignoranti di loro, perché no, più vai avanti e più sarà terribile questa cosa, sarà così, avremo un futuro, in un futuro avremo l'Italia che è stata la culla della cultura, della conoscenza, avremo un'Italia piena di decelebrati, deculturati, ignoranti, ottusi, mediocri, che saranno pronti a dire sì a qualunque cosa gli impongano di dire, fare, consumare, eccetera, eccetera, e chi più ne ha più ne metta.